Povera Neuwagni, povera Neuwagni. Povera Neuwagni, povera Neu, povera Neu, povera Neu. E quindi praticamente ragazzi, che dobbiamo fare? Dobbiamo sorbirci queste scene qua. Dobbiamo sorbirci queste scene qua in questa sorta di vacanza premio che è stata fatta. Si va in Australia così a bella, a farsi le foto con i koala. Io vedo Zlatan ad accarezzare il koala. A sorridere, a fare, ad andare in giro, escursioni, eccetera, eccetera, eccetera. E noi siamo qui, diciamo, a gastamea, fan malsang, diciamo, questa è la situazione. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Alla fine fa rabbia, fa veramente tanta rabbia il fatto di essere qui ad attendere almeno delle dichiarazioni, almeno a, come dire, cercare di capire, vorremmo sentirci dire qualcosa di rassicurante, vorremmo che venga fatta un'intervista, una conferenza stampa, un qualcosa. Diciamo fatto come si deve perché non mi sembra giusto tutto quello che sta succedendo. Noi dobbiamo venire a sapere le sorti del nostro Milan così, leggendo qua e là, ascoltando qua e là, nessuno che ci racconta niente. È un qualcosa di veramente surreale. Ma prima di arrivare, diciamo, al dunque di questo video. Mi fa molto piacere al di là, diciamo, del discorso, diciamo, al di là del vero, del reale valore di questa amichevole che sicuramente è stata organizzata per fare soldi, perché questo è. Mi fa molto piacere che Roma e Milan si affrontano in questa amichevole nel ricordo di Agostino Di Bartolomei. Grandissimo, grandissimo ex giocatore di Roma e Milan, giocatore che è sempre stato un personaggio molto umile, molto silenzioso, poi purtroppo ci ha lasciati in situazioni veramente tristi, veramente tragiche e questo, insomma, dispiace molto. E quindi mi fa piacere che perlomeno venga fatta, insomma, in sua memoria questa partita qua. Detto questo, ragazzi, dicevamo, io non riesco veramente a capire. Ora leggevo, ad esempio, leggevo Baiocchini dirci che Fonseca, perché ormai si parla di Fonseca. Fonseca verrà ufficializzato nel giro di 1 o 2 settimane. Ma scusateci un attimo, ma se tutti parlano di Fonseca, noi dobbiamo attendere 2 settimane per cosa? 2 settimane per cosa? Per prendervi 2 settimane per non fare niente? Per prendervi 2 settimane per non fare mercato? Per non iniziare a lavorare? Fatemi capire che cosa, il senso di queste 2 settimane, qual è? Qual è? Ci avete detto di aspettare la fine della stagione, la stagione è finita, il campionato è terminato, eccetera. Ci fate capire cos'altro dobbiamo attendere? Noi milanisti stiamo vivendo questa situazione, già molto, molto grave, molto pesante. Dove vediamo il nostro club non prendere seriamente in considerazione quelle che sono quello che è il malcontento diciamo, della gente, la maggior parte, insomma, del popolo rossonero, e stiamo vedendo contemporaneamente invece le altre squadre fare sul serio, perché c'è chi adesso sta iniziando a
lavorare in maniera importante per la prossima stagione, perché se il Napoli va a prendersi Conte, se la Juventus va a prendersi Thiago Motta, se l'Inter parte con chiaramente i favori del caso, noi dovremmo rispondere in maniera seria a tutto questo. E invece qui non prendono nemmeno in considerazione l'ipotesi di parlarci, l'ipotesi di spiegare quelli che sono i programmi futuri, perché poi i numeri ci dicono che questo club è in salute. Addirittura adesso leggevo che c'è stato negli ultimi 3 anni un aumento del valore del club del 168%, una roba del genere. Il valore del Milan è impennato negli ultimi 3 anni. Sicuramente dobbiamo ringraziare chi ha svolto questo lavoro, ma proprio perché siamo arrivati a questo punto, noi adesso pretendiamo che si faccia il salto di qualità. Noi non abbiamo mai chiesto il salto di qualità quando eravamo decimi, undicesimi, ottavi, e compagnia cantante. Noi lo stiamo facendo in questo momento perché riteniamo che dopo un ciclo che ti ha portato ad uno scudetto, che ti ha portato a 2 secondi posti, che ti ha portato ad una semifinale di Champions League, pensiamo che per fare quell'ulteriore step, per tornare ad essere sempre competitivi per la prima posizione, non serva chissà cosa. A maggior ragione in questo momento storico in cui c'è questo passaggio di proprietà, diciamo, per quanto riguarda l'Inter. I passaggi di proprietà lasciano sempre degli strascichi. Poi l'Inter è passata nelle mani di un fondo investimenti, quindi non sappiamo esattamente quali saranno, diciamo, i reali obiettivi e soprattutto quale sarà il modus operandi. Quindi magari uno potrebbe fare le cose per bene per approfittare di questa situazione. C'è una fase di passaggio storica anche nella Juve. C'è una fase di passaggio storica nel Napoli e soprattutto il Napoli dovrà anche un pochino ricostruire la squadra perché con tutta probabilità andrà via anche Osimhen, che è un giocatore importantissimo. Ci sono delle richieste altissime. Il Napoli deve far fronte a delle offerte importantissime per Kvara. Si parla di un addio di Di Lorenzo che vuol cambiare aria, quindi anche lì ci sono delle grosse difficoltà. Insomma, noi che partiamo da una buona base, dovremmo semplicemente puntellare la squadra per essere davvero competitivi e invece siamo qui di nuovo a fare sangue marcio ed è questa la cosa che non va bene, perché noi abbiamo già buttato alle ortiche tutto il lavoro fatto nell'anno dello scudetto, dove sei riuscito a vincere uno scudetto, dove avevi sicuramente in quell'anno costruito una squadra molto ma molto competitiva, e invece quella squadra lì un po' alla volta l'abbiamo sfaldata. Non siamo riusciti a continuare a lavorare con quella squadra lì. Sono andati via i Kessié, sono andati via Ibrahim Diaz, è andato via Tonali, una serie di situazioni, insomma, poi abbiamo dovuto far fronte anche all'addio di Ibrahimovic, hanno addirittura licenziato Paolo Maldini, quindi abbiamo praticamente buttato a mare una squadra, in quel momento un gruppo di persone che aveva vinto. Che aveva vinto, quindi bisognava semplicemente mantenere quel gruppo e rinforzarlo. Erano gli altri che dovevano colmare il gap, e invece adesso siamo noi di nuovo costretti a rincorrere. Questa è la cosa che fa più rabbia. E siamo in una situazione economica che ci permetterebbe di fare le cose per bene, perché il Milan solamente dagli Champions, dagli introiti da stadio, dagli introiti dei diritti televisivi, dagli introiti del merchandising, potrebbe fare un mercato
faraonico, mi viene da dire. E invece siamo qui ogni volta a parlare di clausole rescissorie che non si vogliono pagare. Ma le clausole rescissorie in questo calcio fanno parte della normalità, sono una cosa da cui purtroppo non si può prescindere, a meno che non si faccia una regola che le vieta e quindi lì le cose cambiano. Ma in questo momento che una squadra, un giocatore, per accettare un club, si porta a casa delle commissioni che magari divide con la gente, con tutto l'entourage, eccetera, e fa parte del gioco. È una cosa che fa parte del gioco, quindi non si riesce veramente a capire per quale motivo noi del Milan non possiamo scendere a compromessi, gli altri invece possono fare come vogliono. Cioè, questa è una cosa che deve finire, perché altrimenti noi resteremo sempre tagliati fuori. Adesso si parla in continuazione di Zirkzee. Noi tutti vogliamo Zirkzee al Milan. Adesso iniziamo a sentire che ci sarebbe una clausola di 10 milioni da pagare che farebbe in modo che le cose, insomma, stiano iniziando a peggiorarsi, e si inserisce l'Arsenal, e si inserisce la Juve, e si inserisce questo e quest'altro. Noi dobbiamo evitare aste, dobbiamo evitare situazioni di questo tipo. Dobbiamo cercare di chiudere in fretta, perché poi le cose vanno a finire sempre alla stessa maniera. Dal primo obiettivo si passa al secondo, poi si passa al terzo, poi al quarto, e tutte le volte dobbiamo accontentarci. Quest'anno avremo anche, diciamo, come dire, chiamiamolo tesoretto, chiamatelo un po' come volete, avremo anche i soldi dei riscatti probabilissimi di De Ketelaere di Saelemaekers. Quindi partiamo anche lì da un 34-35 milioni che verranno versati nelle casse del Milan, perché si parla di 24, se non erro, per De Ketelaere e una decina per Saelemaekers. Quindi praticamente sono 35 milioni che dovremmo guadagnare solo dai riscatti di questi due giocatori. Quindi, ragazzi, abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante, ma la dobbiamo fare. E non facciamo quelli che no, noi il mercato non lo dobbiamo fare in maniera veloce, bisogna ponderare tutte le situazioni, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Non è così. Il calciomercato non va fatto adesso. Il calciomercato va solamente ufficializzato adesso. Il calciomercato ti dà la possibilità di lavorare mesi e mesi su un obiettivo, parlare con procuratori, parlare con giocatori, parlare con le squadre, con i presidenti, con i DS, perché poi gli altri c'hanno i DS. Noi magari mandiamo gli amministratori o i talent scout o i rappresentanti coalizzati, i rappresentanti coalizzati. Ma gli altri hanno un DS con cui tu puoi parlare durante tutto l'anno. Quindi dobbiamo cercare di andare decisi sugli obiettivi, non perdiamoci in chiacchiere, Wagner. Non perdiamoci in chiacchiere, perché altrimenti il tempo passa, le cose peggiorano, si mettono dentro altre squadre e poi addio. Perché poi ci dobbiamo sentire dire, vabbè, quando si mettono dentro i club di Premier. Ma tu non dovevi farli mettere dentro i club di Premier, dovevi chiudere tempo fa, esattamente come ha fatto la Juve con Thiago Motta. Perché la Juve con Thiago Motta ha visto che con Allegri ormai la storia era finita, aveva deciso, e quindi Thiago Motta è stato bloccato e tu sei rimasto così. Ok? Quindi questo è il ragionamento. Bisogna chiuderle queste situazioni qua. Bisogna portarle avanti. L'anno scorso l'Inter, quando ha preso Thuram, intanto Thuram ha preso l'Inter, perché Thuram all'Inter era una storia già passata. L'Inter aveva già parlato con i giocatori, poi ci fu un infortunio che fece saltare tutto. Ma quando ti muovi per tempo, poi le cose si fanno velocemente. Pare che Zirkzee voglia venire al Milan, anche perché mi dispiace per gli altri, ma il Milan, io l'ho detto, Zirkzee olandese, Zirkzee anche lui avrà vissuto nel mito del Milan,
anche lui avrà vissuto il mito del Milan degli olandesi, perché qualcuno poi magari sotto mi diceva nei commenti dell'altro giorno, Mbappé ironizzando, Mbappé avrà ormai è rimasta la storia, è rimasta la storia di qua di là. Mbappé, ragazzi, Mbappé è nato nel 98, quindi non ha nemmeno vissuto la storia del Milan degli Invincibili, semplicemente l'ha conosciuta dopo, perché tra l'altro anche la Coppa dei Campioni vinta a Manchester nel 2003, Mbappé aveva 5 anni. Quando abbiamo vinto nel 2007 contro il Liverpool la rivincita di Atene, Mbappé di anni ne aveva 9. Quindi non è che ha vissuto sulla propria pelle queste gesta, ha vissuto la storia, ha conosciuto la storia, perché la storia del Milan è eterna, eterna. È come quando voi andate a scuola che vi insegnano la storia dell'Impero Romano. L'Impero Romano quanti anni fa è esistito? Migliaia di anni fa. E te la devi studiare lo stesso quella storia. E se la studieranno ancora quella storia. E così sarà tra 20, 30, 40, 50 anni il Milan di Arrigo Sacchi, il Milan di Fabio Capello, il Milan degli Invincibili, il Milan degli Immortali. Quel Milan lì sarà storia per sempre. Altro che, mi hanno fatto l'ironia, dice, se aspettate un altro po' non ci saranno giocatori che conosceranno la storia del Milan. No, la storia del Milan la conosceranno comunque. Tutti, tutti la conosceranno, perché ve la faranno conoscere. Ecco perché. Quindi questo è, ragazzi, noi dobbiamo tornare, quello sì, dobbiamo tornare ai fasti di un tempo. E quando dico ai fasti di un tempo, dico a quei tempi lì, ai tempi dove il Milan dominava il mondo, ok? Dove il Milan dominava il mondo, perché c'è tutto per farlo, ci sono milioni e milioni di appassionati, c'è un blasone che non tramonta mai, c'è tanta passione, tanta voglia, c'è la storia che aiuta a vincere, c'è tanto, bisogna soltanto riportare il Milan nelle mani giuste. Nelle mani di gente che sappia cosa vuol dire il Milan e non di gente che sta qui solo ed esclusivamente per arricchirsi alle spalle del Milan. Questo dobbiamo fare, dobbiamo sperare. Ragazzi, combattiamo per questo perché noi è un nostro diritto combattere per il bene del nostro Milan, lottare per il Milan e cercare di riportare, di fare il possibile per far arrivare a chi di dovere quella che è la nostra passione, la nostra voce. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, condividete. Vi voglio bene, forza lotta e vincerà. Non ti lasceremo mai.